Io fondamentalmente sono un ottimista. Ho sempre preso la vita ridendo e ho avuto la fortuna di avere degli amici con i quali ci siamo sempre divertiti tantissimo. E questo fa sì che tu prendi anche i problemi con senso anche di autoironia e vedi l'aspetto a volte comico, ma comunque con un ottimismo che credo mi ha passato mia madre. E poi, certo, nella vita ci sono tante cose, ma tu devi accettarle e vedere sempre il lato migliore. Nelle persone c'è sempre qualcosa di buono. Ognuno ha qualcosa che ti può dare. Ognuno ha i suoi punti di forza, ha le sue capacità nascoste che devi valorizzare. Questo ti fa vivere meglio. Non ti arrabbi, non ti avvelenoni. Poi certo, anch'io mi arrabbio spesso per tante cose, ma le tengo dentro, perché lì subentra l'educazione piemontese, per cui lui è sfanen, ma c'è il mio dialetto. Sempre mai esprimere troppo le proprie emozioni, non mai accontentarsi, sempre. C'è sempre qualcosa in più che puoi fare. Se tu ti accontenti, vabbè, allora rimani a mezzo livello, a mezza strada. Ma c'è sempre una cosa che puoi fare. Puoi trovare un esempio migliore, puoi trovare una battuta, puoi andare a cercare un dato che magari ti sviluppa un'altra idea. Atteggiamento, come dicevo prima, sorridente, ridente della vita. E quindi poi le cose, certo, arrivano i dolori, i lutti, gli insuccessi, però devo dire che però di insuccessi, almeno a livello personale, no? La critica e l'autocritica è molto importante, come l'autoironia, perché allora se tu non sei permaloso, io conosco della gente, delle persone molto in gamba, che però sono molto permalose. E persone che, per esempio, parlano sempre loro e non ti fanno domande. Invece fare domande è importantissimo, perché tu intanto impari. Noi abbiamo da imparare da chiunque. E poi capisci di una persona, ti arricchisci sempre. C'è sempre qualcosa da imparare. E poi capire, la curiosità dell'uomo, chi non ha curiosità è morto. Difatti si dice spesso che la vecchiaia, proprio la mancanza di interesse, di curiosità, di progetti. Ecco, io di progetti ne ho fin troppi. Quindi creperò ancora con la penna in mano.